Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Oggi vogliamo cominciare la nostra trasmissione con un tema di grande attualità, un approfondimento che riguarda la stagione che stiamo vivendo, questo inverno, forse sarebbe meglio dire il non inverno che stiamo vivendo. E lo facciamo con Andrea Gennai, che è direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefalterona e Campigna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Forse stamattina ci siamo svegliati con un po' di temperature, diciamo, più basse rispetto ai giorni scorsi, ma insomma lo abbiamo constatato tutti, questo inizio di inverno è stato alquanto anomalo con queste temperature miti che hanno permesso alle mimose di fiorire, che ancora mantiene nelle nostre case molte zanzare, le piante che ancora hanno foglie sulle loro chiome. Che cosa significa, direttore, per l'ecosistema non avere un inverno cosiddetto normale? Ma in realtà la anormalità ce la portiamo avanti dall'estate scorsa, con questa siccità e grande caldo. Poi abbiamo avuto un autunno anch'esso particolarmente mite, e questo l'abbiamo registrato su vari effetti, di cui poi magari vi racconto qualcosa. E adesso l'inverno, anch'esso privo. Sì, effettivamente stamani è stata la prima mattinata in cui ho dovuto grattare i vetri della macchina dal gelo perché non ne avevamo avuto ancora. E questo, se è un anno soltanto, magari non è un grosso problema. Se dovesse essere una tendenza, come pare veramente che lo sia, questo deve farci porre delle domande perché dobbiamo correre ai ripari, assolutamente. Ecco, se questo fosse invece appunto una cosa consolidata, il fatto di non avere più le mezze stagioni, come a volte si dice, che cosa potrebbe succedere? Il nostro bosco di autunno non avrebbe più i colori a cui siamo abituati? Sì, facevi riferimento ai colori autunnali del bosco, che sono una delle caratteristiche legate effettivamente alle temperature. Pochi sanno che più fa freddo e più i colori autunnali delle foglie sono marcati. Il giallo, il rosso intenso si formano soltanto se c'è abbastanza freddo. E infatti quest'autunno il cosiddetto foliage che abbiamo avuto è stato meno intenso del passato. Ora, questo potrebbe sembrare una sciocchezza. In realtà il foliage è diventato nel Parco Nazionale, come in altri territori, un evento vero e proprio che ha una rilevanza anche turistica. Andare nel bosco con questi colori è diventata un'attività che fa bene anche alla spiritualità, al nostro benessere, e quindi di conseguenza è diventata un'attività turistica. Se dovesse sparire o diminuire il foliage, ci sarebbero delle conseguenze anche turistiche nel nostro territorio. Su questo dobbiamo stare attenti, certo non è in mano nostra qui localmente la soluzione, semmai dovremo adattarci come fa Madre Natura. E quindi avrebbe anche risvolti economici questo Sì, andamento? abbiamo notato proprio da 20 anni a questa parte, ottobre e novembre sono diventate stagioni turistiche, soprattutto in fine settimana, quando prima non c'era questa affluenza. Gli agriturismi sono pieni di prenotazioni in quel periodo, proprio perché a ottobre, settembre c'è l'economia del bramito, quindi tutto il turismo legato a questa attività dei cervi, a questo richiamo che in foresta sembra veramente una cosa possente. E ottobre, novembre invece il foliage, questi colori che riempiono gli agriturismi, e quindi dobbiamo stare attenti alle conseguenze. E i danni per l'uomo, per le sue attività, quali possono essere? L'uomo ha questo difetto rispetto alla natura, come dicevo, che è poco adattabile, no? Abbiamo degli schemi sia di vita che economici piuttosto rigidi, puntiamo su alcune cose che se vengono a mancare ci mandano in crisi. La natura invece punta su tanti aspetti e quindi potrei dire casca sempre in piedi. Sicuramente dal punto di vista economico, l'abbiamo detto, tutta l'industria dello sci, che nel nostro parco ha poca rilevanza, ma comunque localmente c'è, e del turismo adesso sulle ciaspole, quello legato alla neve, no? Se puntiamo solo su quello, poi quando viene a mancare rischiamo. E allora il parco sta cercando di sviluppare attività diversificate. Devo dirlo, la foresta nostra è bella, bellissima anche senza la neve, e quindi costruire percorsi, attività
escursioni guidate, soprattutto con guide professioniste, su questo lavoreremo quest'anno, con guide brave e assistite anche dal parco, può sicuramente garantire una fruizione del territorio nostro anche, diciamo, con inverni più miti. Ecco, e quindi all'interno delle nostre foreste, delle foreste casentinesi, all'interno del parco, diciamo, queste anomalie di questa stagione, in che modo la natura reagisce? Come dicevo, la natura è molto più adattabile di noi, però c'ha anch'essa delle rigidità. Pensa che ci sono delle piante che hanno affidato le proprie strategie di riproduzione proprio sulla presenza del gelo, no? Quindi sono degli alberi i cui semi germogliano a primavera solo se sono stati sottoposti per un numero definito di giornate a temperature basse o bassissime. Se queste vengono a mancare, si rischia che quei semi non germineranno. Significa che si riprodurranno altre piante che hanno strategie diverse. Quindi, se questa cosa sarà stabile, l'assenza, diciamo, di temperature basse, andiamo verso un cambiamento anche del bosco, cioè le specie cambieranno, la nostra foresta è famosa per gli abeti e forse vedremo un ingresso in altezze montane, un ingresso di specie come le querce, e noi stessi quando andiamo a piantare, per esempio, stiamo sostituendo in alcuni punti sperimentalmente l'abete con la rovere, per esempio. E anche gli animali hanno strategie su questo, no? Ci sono i predatori, per esempio il lupo conta sull'inverno, conta sulla neve, perché è il momento in cui gli ungulati hanno più difficoltà, i cinghiali, i cervi sono più predabili, quindi il lupo d'inverno ingrassa e se l'inverno non c'è il cinghiale aumenterà e il lupo no. Quindi sono dinamiche particolari che bisogna tenere sotto controllo e comunque conoscere. Assolutamente. Anche il discorso, tutto il discorso sugli insetti, sembra che c'è un po' di timore anche per l'arrivo di insetti che potrebbero essere particolarmente dannosi per le specie vegetali. Sì, l'innalzamento di temperature apre le porte agli animali tipici di zone più calde e ovviamente quelli che volano o che sono trasportabili come gli insetti nelle nostre navi, addirittura anche negli aerei, sono i primi ad arrivare, quindi le specie aliene con questi cambiamenti trovano delle agevolazioni e nel mondo degli insetti è un problema perché spesso arriva l'insetto che nel suo territorio è in equilibrio ma viene senza i suoi predatori e qui crea devastazioni, l'abbiamo avuto su tante specie e questo è un rischio anch'esso da tenere sotto controllo. Questo è un rischio che potrebbe riguardare poi anche tutta la parte della nostra agricoltura, no? Con gli olivi che sappiamo essere particolarmente sensibili a certi insetti o alla vite. Sì, l'agricoltura è la prima a essere attaccata, ma devo dire anche i boschi, anche la selvicoltura. Ci sono insetti che stanno creando notevoli danni nei boschi di pianura, ma anche nei nostri boschi, insetti alieni, che appunto vanno a interferire con le dinamiche normali, magari ci sarà un periodo di 20, 30, 50 anni di assestamento, poi si ricreerà un altro equilibrio, ma la nostra prospettiva di vita è quella proprio del periodo di crisi e con quello dovremmo avere a che fare. Certo, ma per concludere questo nostro discorso su questo inverno, dal punto di vista appunto dell'esperto, stiamo facendo sensazione su un argomento che poi così anomalo non è, perché ci sono stati comunque altri inverni come questi in passato, oppure insomma dobbiamo iniziare a preoccuparci per questo cambiamento climatico perché il tempo davvero a nostra disposizione non è tantissimo per fare qualcosa? Io direi che è il caso di preoccuparsi perché non è il singolo anno con cui ci troviamo ad affrontare queste anomalie. C'è una serie registrata scientificamente e quindi dobbiamo tenere sotto controllo. La risoluzione a livello globale, planetario, di questi problemi non è in mano nostra, anche se poi i singoli comportamenti di ciascuno di noi. L'adattamento sì, quindi localmente noi dobbiamo velocemente adottare strategie. Ti faccio un esempio, se non nevica, quest'estate, anche a primavera, ci sarà siccità. E allora chi abitualmente utilizza l'acqua bisogna che si attrezzi a utilizzarla in maniera più razionale. Noi diremo agli agricoltori che nel parco prelevano un po' d'acqua
dai fiumi su autorizzazione, che adottino delle forme di risparmio, altrimenti saremo costretti a non autorizzarli più. Ecco, ci sono atteggiamenti che dobbiamo urgentemente adottare per essere, come si dice con questa parola che è diventata odiata, resilienti, cioè sapersi adattare ai cambiamenti. La pioggia non sostituisce la neve? La pioggia non la sostituisce, perché in gran parte la pioggia va velocemente nei fiumi e defluisce, anche quella è importante, i fiumi hanno bisogno di acqua. La neve invece sta fino a stagioni più avanzate, quindi ritorna in circuito più vicino a quando ci servirà all'estate, ma soprattutto si scioglie generalmente molto lentamente, quindi permette a quell'acqua di non andare in grande percentuale nei fiumi, ma nelle falde. E quindi è veramente una cosa diversa. La neve serve, come si diceva, sotto la neve pane, lo dicevano gli agricoltori, ma in realtà lo diciamo anche noi, perché la neve è acqua per i nostri bacini e ci salva l'estate. Bene, grazie a Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, di essere stato con noi oggi. Grazie. Grazie a voi. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.